Prendete che la vera bomba atomica non è quella che ha costruito l'uomo, quella è peccato. La bomba atomica è ognuno di noi, abbiamo delle potenzialità incredibili che questo momento quasi quasi sembra che questo sistema ce le tolga. Invece no, dobbiamo recuperare questo mettendo al centro l'uomo e la donna.